Ok? Allora, stamattina abbiamo visto le proprietà equivalenti che definiscono la base e abbiamo visto il concetto di dimensione. In particolare abbiamo visto che tutte le basi nello stesso spazio vettoriale hanno la stessa lunghezza. Allora, cominciamo a vedere, per esempio, in R3. Allora abbiamo questi vettori E1 uguale 1, 0, 0, E2 uguale 0, 1, 0, E3 uguale 0, 0, 1. Allora se prendiamo il vettore V uguale X, Y, Z, questo qua è banale vedere che è uguale a X per E1 più Y per E2 più Z per E3, perché questo vettore qua non è altro che X 0 0, questo vettore qua è 0 Y 0 e questo vettore qua è 0 0 0, e quindi la somma fa esattamente X Y 0. Questo ragionamento cosa dimostra? Dimostra che E1, E2, E3 è un sistema di generatori per R3. Poi dimostriamo che è anche una parte libera, perché se io adesso vado a scrivere lambda 1 E1 più lambda 2 E2 più lambda 3 E3, questo per un ragionamento completamente simile a quello di prima è il vettore lambda 1, lambda 2, lambda 3. Se impongo che questo sia uguale a vettore nullo, il vettore nullo è il vettore 0, 0, 0, uguagliando ordinatamente le componenti, cosa troviamo? Lambda 1 uguale a 0, lambda 2 uguale a 0, lambda 3 uguale a 0. Quindi tutti questi centri devono essere tutti nulli. E questo ragionamento dimostra che questa è una parte libera. Quindi questi vettori qua sono contemporaneamente un sistema di generatori di R3, generano qualunque vettore V, e sono contemporaneamente una parte libera, quindi sono una base. Questa base si chiama base canonica, ok? Questa qua si chiama base canonica di R3. Se fossimo in Rn, il vettore con 1 sarà lo stesso, 1, 0, 0, 0, 0, 0, e con 2 sarà 0, 1, 0, 0, 0, 0, e con n sarà il vettore 0, 0, 0, 0, 1 al posto ennesimo, perché stavolta le coordinate non saranno 3 ma saranno n. È chiaro fino a qui? Che c'è di complicato? Nulla. Ora, secondo voi, se io prendo 4 vettori in R3, possono essere una base? No. Abbiamo appena detto che se... Allora, questa è una base, c'ha lunghezza 3. Abbiamo appena detto che in uno spazio vettoriale, quindi R3 c'ha dimensione 3, tutte le basi di R3 avranno lunghezza 3. Allora, se prendo 4 vettori di R3, possono essere un sistema di generatori? Sì. Sì, possono. Non è detto, ma possono. Possono essere una base? No. Possono essere una parte libera? No. No. Perché in R3 al massimo troviamo 3 vettori linearmente indipendenti. È chiaro, mo? Allora, facciamo degli esempi. Se invece vi do 3 vettori di R3, vediamo un po'. Per esempio, prendiamo questi 3 vettori di R3.
sono la base secondo voi sono la base sì o no? Allora allora, vediamo un po'. Come si fa a vedere se sono una base? Stavolta non basta il fatto che siano tre. Se erano quattro era sicuro che non era una base. Se erano due era sicuro che non era una base. Perché non era il numero giusto. Adesso il numero è giusto, però non basta. Cosa bisogna controllare, secondo voi? Che sia una parte libera. O che sia un sistema di generatori, basta uno dei due, perché se è una parte libera automaticamente è massimale, perché abbiamo visto che siccome la dimensione è 3, una parte libera formata da 4 vettori in R3 non ci può stare, quindi se è parte libera è massimale e quindi è una base. Se è un sistema di generatori con 3 è minimale, perché 2 non ci bastano a generare, chiaro? Quindi non occorre verificare che sia un sistema di generatori che parte libera, basta verificare uno dei due. Per esempio, proviamo a verificare che è una parte libera. Come si fa? Allora, V1 da solo è linearmente indipendente? Come si fa a vedere se un vettore è linearmente indipendente? Quando è che un vettore è linearmente indipendente? Dovete fare lambda 1, v1 uguale al vettore nullo se e solo se lambda 1 è uguale a 0. Che vuol dire? Quando è che? Basta che il vettore sia diverso dal vettore nullo. Perché se un vettore è diverso dal vettore nullo, per farlo diventare vettore nullo, l'unico modo è moltiplicarlo per 0. Quindi v1 non è il vettore nullo, quindi è parte libera. Adesso se vado a prendere V1 e V2 sono una parte libera? Vediamo un po'. Allora, dobbiamo fare lambda 1, 1, meno 1, 1 più lambda 2, meno 1, 2, 0 uguale 0, 0, 0. Allora, qua mi viene lambda 1 meno lambda 2 uguale 0, meno lambda 1 più lambda 2 uguale a 0, e poi mi viene lambda 1 uguale 0. Questo è il sistema, combinazione uguale a vettore nullo. Allora, come vedete, da qui viene lambda 1 uguale a 0, sostituendo sopra viene anche lambda 2 uguale 0. È chiaro che se ci metto 0 e 0 questa è soluzione, quindi allora è parte libera sì o no? Sì. Quale motivo? Abbiamo visto che se una combinazione lineare è nulla, allora i coefficienti sono tutti nulli. In realtà non c'era bisogno di fare tutto questo casino, perché bastava osservare che V2 non è multiplo di V1. Ok? Perché fino a 2 l'abbiamo detto, è facile. Basta osservare che se i due vettori sono non nulli e non sono proporzionali, sono parte nulla. Andiamo a vedere V1, V2, V3. Prendiamo V1, V2, V3. Allora, stavolta cosa dobbiamo fare? Stavolta non ci sono più osservazioni facili, bisogna imporre che la combinazione lineare faccia il vettore nullo e andare a vedere se i coefficienti devono essere per forza tutti nulli. Se devono essere per forza tutti nulli sono parte libera, se no, no. Allora, andiamo a scrivere il sistema, dettatemelo voi, qual è il sistema?
poi poi ok, allora lo riscriviamo qua sotto. Cosa ci conviene fare? Ci conviene usare stavolta un metodo di Gauss. Seconda equazione lambda 3 uguale a 0. Ah, lambda 3 non c'è. Ok. Allora, cosa ci conviene fare? Ci conviene per esempio usare la seconda, che è meglio della terza, perché lambda 1 uguale 2 lambda 2, e sostituire altrove. Quindi cosa mi viene? Se sostituisco nella prima mi viene lambda 2, anzi 2 lambda 2 meno lambda 2 più lambda 3 uguale a 0. Se sostituisco nella seconda, nella terza mi viene 2 lambda 2 più 2 lambda 3 uguale a 0. Allora, riscriviamo, sotto abbiamo lambda 1 uguale 2 lambda 2, poi abbiamo lambda 2 più lambda 3 uguale a 0, semplificando per 2, e qui abbiamo pure lambda 2 più lambda 3 uguale a 0. Quindi queste due equazioni sono uguali, quindi una delle due la posso cancellare. Quindi allora abbiamo lambda 1 uguale 2 lambda 2, lambda 3 uguale meno lambda 2. Allora, vedete cosa ho fatto? Nelle due equazioni che sono rimaste ho preso uno dei tre parametri, l'ho portato a destra, e gli altri due li ho espressi in funzione di questo terzo parametro. Ora, per risolvere questo sistema è necessario che i coefficienti siano tutti nulli? Certamente se metto 0, 0 e 0 funziona. Però se metto lambda 2 uguale a 1, se metto lambda 2 uguale a 1, lambda 1 viene 1 e lambda 3 viene scusate, lambda 1 viene 2 e lambda 3 viene meno 1. Quindi che cosa significa? Significa che 2v1, perché questa era lambda 1, più v2 meno v3 dovrebbe essere il vettore nullo. Proviamo un po'. v1 è uguale a 2 meno 2 2 v2 è uguale a meno 1 2 0 meno v3 è uguale a meno 1 0 meno 2. E adesso devo fare la somma dei tre. Vedete, 2 meno 1 meno 1 fa 0, meno 2 più 2 più 0 fa 0, 2 più 0 meno 2 fa 0. Quindi 2v1 più v2 meno v3 fa il vettore nullo. Allora, domanda: i tre vettori che abbiamo qua sono parte libera? Allora, che ci sta scritto qua? Che il doppio del primo più il secondo meno il terzo fa il vettore nullo. È una combinazione lineare? Sì. Fa il vettore nullo? Sì. I coefficienti sono tutti nulli? No. E allora sono? Dipendenti. Se sono dipendenti non sono parte libera. Questa non è parte libera. Chiaro? Chiaro fino a qui? Questa è una parte libera. Questa è una parte libera. Questa no. Allora uno potrebbe dire V2 e V3
Se prendo V2 e V3, sono parte libera? Veloce. Sono proporzionali? No, e allora sono parte libera. V3 e V1 sono parte libera? Sono proporzionali? No, e allora sono parte libera. Quindi A2 A2, questi sono una parte libera, questi sono una parte libera, questa è una parte libera, ma quando li prendo tutte e tre non sono una parte libera, sono dipendenti. Allora, vediamo un po' se sono, se è un sistema di generatori. Questi insiemi qua sono un sistema di generatori? Nessuno dei tre. Questo no perché solo uno. Questo no perché sono solo due. Questo neanche, perché se fosse un sistema di generatori, essendo un sistema di generatori di tre elementi, sarebbe automaticamente una base. Ma se fosse una base sarebbe anche una parte. Ma siccome non è una parte libera, allora ricapitoliamo. In R3 tutti gli insiemi con meno di tre vettori non sono un sistema di generatori. Tutti gli insiemi da tre vettori in su possono essere un sistema di generatori. Viceversa, tutti gli insiemi con più di tre vettori, da 4 in su, non sono una parte libera. Tutti gli insiemi con al massimo tre vettori possono essere una parte libera. Però un insieme di tre vettori, se non è parte libera, non è neanche un sistema di generatori. Perché se vi ricordate, se fosse una parte libera in R3 avrebbe la lunghezza giusta e quindi sarebbe automaticamente un sistema di generatori, perché sarebbe una base. Viceversa, se fosse un sistema di generatori, essendo 3, sarebbe automaticamente una parte libera. È chiaro? Allora, quando ne abbiamo 3, potrebbero essere una parte libera. Se, allora, quelli che sono 3, allora vediamo parte libera. Tutti gli insiemi fino a 2 possono essere una parte libera, non possono essere un sistema generale. Anche se fosse una parte libera non saranno mai un sistema generatore, però non è detto. Per esempio, se per due volte il vettore è nullo, questo non è neanche un sistema generatore, neanche una parte libera. Tutti gli insiemi con almeno 4 vettori, sempre in R3, non saranno mai un sistema generatore, una parte libera, ma potrebbero essere un sistema generatore. Potrebbero, magari sì, magari no. Il caso 3 è molto speciale. Quando sono 3, o è contemporaneamente parte libera e sistema di generatori, o non è nessuno dei due. Perché se è l'1 è anche l'altro. Cioè, questo vale quando il numero di vettori è esattamente pari alla dimensione dello spazio. Quindi se stiamo in R7 e abbiamo 7 vettori, o è una parte libera e automaticamente anche con un sistema di generatori, o un sistema di generatori e automaticamente anche una parte libera. Quindi o è tutte e due, o non è nessuna delle due cose. Ok? Ripeto, come abbiamo fatto a vedere se era una parte libera? Abbiamo provato a scrivere una combinazione lineare dei vettori e uguagliarla al vettore nullo e andare a risolvere il sistema e vedere se il sistema veniva. C'è un metodo ancora migliore. Andiamo in R5. Abbiamo, siamo in R5, abbiamo V1 uguale U0. Questo è V2, poi abbiamo V3, poi abbiamo V4. E poi abbiamo V5
e poi abbiamo cambio Q con 4 lo faccio 2 3 1 1. Allora, voglio sapere se è una parte, allora è un sistema di generatori? No, perché sono solo 4 sistemi di generatori 5, non può essere, non può generare. È una parte libera? Come si fa? Allora, si fa così: V1 e V2 sono una parte libera, perché sono due vettori e non sono proporzionali. Adesso, per verificare se V1, V2, V3 è una parte libera, facciamo, non facciamo una combinazione lineare di V1, V2, V3 e la uguagliamo a 0, ma facciamo quest'altra, quest'altro metodo, una variante del metodo precedente. Proviamo a vedere. Cominciamo a fare lambda 1 V1 più lambda 2 V2 uguale V3. Cioè proviamo a scrivere V3 come combinazione lineare di V2 e V1. Cioè V1 e V2 già lo sappiamo che sono indipendenti. Questi già lo sappiamo che sono indipendenti. Quindi l'unico che può essere dipendente dagli altri è questo. Quindi proviamo a fare una combinazione lineare dei primi due e a vedere se ci dà il terzo. Allora, andiamo a scrivere, quindi viene lambda 1 per, anzi invece di lambda 1 lambda 2 chiamiamo lambda e mu, che facciamo prima, lambda e mu, quindi viene lambda per 1 0 1 0 1 meno 1, poi viene più mu per meno 1 2 0 1 meno 1. Questo deve fare 2 1 0 0 1. Andiamo a scrivere il sistema. Viene lambda meno mu uguale 2. 2 mu uguale 1. Poi viene lambda uguale 0. Poi viene mu uguale 0. Poi viene meno lambda meno mu uguale 1. Allora, quello che mi interessa è che questo sistema venga incompatibile. Vedete? Qua c'è mu uguale a 0 e qua c'è mu uguale a 1/2. Automaticamente, appena il sistema viene incompatibile, che significa? Che quello che ho provato a fare non è possibile. Quindi V3 non può essere espresso come combinazione lineare di V1 e V2. Che significa? Significa che V1, V2 e V3 sono una parte libera, sono indipendenti. Perché se erano dipendenti, V3 si poteva scrivere come combinazione lineare di V1 e V2. Ok? Allora, che nel momento in cui questi sono, sono indipendenti, cosa proviamo a fare adesso? Proviamo ad aggiungere V4. Allora, come si fa adesso? Allora, V4 era 2, 3, 1, 1, scusate, qua era più 1. Non cambia niente perché le equazioni che abbiamo usato prima erano le altre due. Ho sbagliato a copiare, qua non era meno 1, era 1. E qua è 1. Andiamo a scrivere il sistema. Allora, il sistema stavolta è lambda meno mu più 2 nu uguale 2. Poi 2 mu più nu uguale 3. Poi c'è lambda uguale 1. Poi c'è mu uguale 1. Poi c'è meno lambda più mu più nu uguale
1. Allora vedete che due equazioni diciamo già ci danno i valori di lambda e mu. Andando a sostituire nelle altre, cosa otteniamo? Qua otteniamo 2 più nu uguale 3 e qua ci viene nu uguale 1 e abbiamo ottenuto anche il valore di nu. Quindi queste tre equazioni ci danno i valori di lambda, di mu e di nu. Adesso, come vedete, ci rimangono due equazioni. Che succede? Vado a sostituire i valori di lambda, mu e nu. Se le equazioni sono verificate, vuol dire che V4 è una combinazione lineare dei primi tre. In quel caso i vettori sono linearmente dipendenti e quindi non saranno una parte libera. Se invece una di queste due equazioni non è verificata, il sistema diventa incompatibile e quindi V4 si può aggiungere e avremo una parte libera. Allora andiamo a sostituire. 1 meno 1 più 2 fa 2, quindi questa è verificata. Meno 1 più 1 più 1 fa 1, questa è verificata. Sono tutte verificate, quindi V1, diciamo, possiamo dire che V4 è uguale a V1 più V2 più V3. Quindi V1, V2, V3 e V4 non è parte libera, perché sono lineamente dipendenti, perché ci sta il quarto che è una combinazione lineare dei primi tre. Allora, lo ripeto, cerchiamo soffre in genere di una strana sindrome. Dice, quando c'è la teoria, dice no, ma quella è teoria, io vai a fare i conti perché sennò non si capisce. Poi quando vado a fare i conti, dice, ma non li capisco i conti. E ci credo, non hai capito la teoria. Ok? Allora cerchiamo di capire quello che stiamo facendo. Io non sono per l'approccio unico, sono flessibile, ma fino a un certo punto. Cioè, quando tu devi coprire una distanza, ovviamente puoi cominciare a costruire il ponte da una parte e dall'altra. Ma il ponte lo devi sempre coprire, o parti dalla teoria, o parti dagli esercizi, a un certo punto le cose si devono capire. O le capisci teoricamente e poi le applichi in pratica, oppure le capisci prima praticamente e poi capisci la regola teorica che ci sta dietro. A un certo punto devi capire, se no resteranno conti aleatori. Allora cerchiamo di capire quello che abbiamo fatto. Qua c'erano quattro vettori. La teoria cosa ci dice? Che i vettori sono di R5. Quindi, siccome R5 ha dimensione 5, tutti i sistemi di generatori vogliono almeno 5 vettori, quindi questo sicuro non è un sistema di generatori. Non ci bastano per fare tutte le 5, possono fare al massimo uno spazio di dimensione 4 dentro le 5. In realtà vedremo che faranno uno spazio di dimensione 3 e mo lo capiamo meglio. Allora andiamo a vedere se sono una parte libera. Allora V con 1 lo è perché non è un vettore nullo, i primi due lo sono perché il secondo non è proporzionale al primo. I primi tre pure lo sono perché abbiamo provato a scrivere questo come combinazione lineare dei primi due e non ci siamo riusciti, no? I primi quattro invece non sono una parte libera. Perché? Perché io provo a scrivere una combinazione lineare dei primi tre e ottenere il quattro. Ci riesco? Sì, perché lambda, mu e nu fanno 1,
tutte le equazioni sono soddisfatte, quindi potete verificare che se fate la somma 1 meno 1 più 2 fa 2, 0 più 2 più 1 fa 3, 1 più 0 più 0 fa 1, 0 più 1 più 0 fa 1, meno 1 più 1 più 1 fa 1. Ah, questo metodo è migliore del precedente perché ogni volta che riuscite a esprimere un vettore come combinazione lineare di quelli di prima, ci riuscite in un modo unico, perché siccome quelli di prima erano una parte libera, allora quando aggiungete quello seguente, se sta nello spazio generale, allora che cosa succede qua? V con 1 sta nello spazio generato dal vettore nullo? No. V con 2 sta nello spazio generato da V con 1? No. V con 3 sta nello spazio generato da V con 1 e V con 2? No. E va bene, quindi lo posso aggiungere. E continuo a generare cose più grandi. Quindi V con 1 genererà uno spazio di dimensione 1. V con 1 e V con 2 genereranno uno spazio di dimensione 2. V con 1, V con 2 e V con 3 genereranno uno spazio di dimensione 3. Quando arrivo a V con 4, che vorrei aggiungere, V con 4 è inutile aggiungerlo perché V con 4 lo potevo già fare con V con 1, V con 2 e V con 3. Quindi se adesso voglio andare a fare lo span di V con 1, V con 2, V con 3 e V con 4, questo è uguale a V doppio contenuti nel R5, che è un sottospazio di R5. Se io vi chiedo qual è la dimensione di V doppio, un sottospazio vettoriale a sua volta è uno spazio vettoriale, e quello che abbiamo detto stamattina ha una dimensione. Che dimensione ha? 3. Perché? Perché questo span coincide con lo span di V con 1, V con 2 e V con 3. E poi basta, non posso scendere ulteriormente, perché questo sistema di generatori, questo è un sistema di generatori di V doppio, questo pure, perché con V con 1, V con 2, V con 3 posso fare V con 4, quindi ci posso fare tutto quello che potevo fare utilizzando anche V con 4. Ma poi non posso scendere più, perché quando sono arrivato ai primi 3, essendo parte libera, come sistema di generatori di V doppio è un sistema di generatori minimale, allora è una base di V doppio. Allora se è una base di V doppio sono 3, V doppio che dimensione c'ha? 3. Qua che siamo a fare, se non a ripetere tutti i ragionamenti stamattina, stiamo facendo esattamente quello. Allora, prima entrate come mente locale in questi ragionamenti, meglio è. Allora, ci potete andare da un punto di vista pratico verso la teoria, oppure da un punto di vista teorico verso gli esercizi, ma ci dovete arrivare. Oh. Che differenza c'era tra il metodo che abbiamo usato prima e il metodo che abbiamo usato adesso? Allora, per vedere se certi vettori sono una parte libera, tu puoi prendere vettori, prendere una combinazione lineare, uguagliare a vettore nullo e vedere che i coefficienti devono essere tutti nulli. Là c'hai per forza una soluzione, perché c'hai quella con tutti i zeri, ce l'ha. Se sono una parte libera quando non ci sono altre soluzioni. Viceversa, quando tu sai che i primi vettori sono già parte libera, ne vuoi aggiungere un altro e vuoi verificare che è parte libera, puoi provare a scrivere l'ultimo in come combinazione lineare degli altri. Se ci riesci, non è una parte libera, perché quest'ultimo dipende da quelli di prima, che è però tra di loro è indipendente. Se non ci riesci, vuol dire che anche aggiungendo questo a quelli di prima rimangono indipendenti. È una variante, però è meglio. Per quale motivo? Perché quando hai tre vettori, per esempio qua abbiamo quattro vettori, ma dobbiamo risolvere un sistema con soltanto tre incognite. Invece se volevamo fare con l'altro metodo, dovevamo risolvere un sistema con quattro incognite. E poi alla fine una di queste incognite diventava un parametro e la soluzione veniva in funzione, diciamo le altre tre venivano espresse in funzione di questo. Invece qua, praticamente, cosa abbiamo fatto? È come se noi avessimo fissato l'ultimo scalare. Questo scalare, siccome se viene uno diverso da 0, possiamo supporre che qua sia diverso da 0, quindi l'ultimo scalare, invece di avere lambda, mu, nu e alfa, abbiamo preso alfa uguale a meno 1, abbiamo portato dall'altra parte e abbiamo scritto così.
ok? Per quale motivo? Perché se l'ultimo scalare fosse 0, allora verrebbe una combinazione lineare di primi 3 uguale a vettore 1, che già lo sappiamo, che mi dà tutti gli altri coefficienti uguali a 0. Anche questo è una ripetizione dei ragionamenti di stamattina. Però fa sì che noi, per verificare che 4 vettori siano una parte libera, quando sappiamo che i primi 3 già sono indipendenti, basta verificare che il quarto non si possa scrivere come combinazione lineare di primi 3. Allora, vediamo in un certo senso, quando io aggiungo un quarto vettore a caso, è probabile che sia ancora una parte libera? Cioè, se io al posto di Q4 ci metto dei numeri all'8 qua, è probabile che aggiungendo le prime 3 sia una parte libera? Sì, perché? Perché cosa succede? Quando vai a risolvere questo sistema ha 3 equazioni, ha 5 equazioni in 3 incognite. Le prime 3 ti danno i valori di lambda, mu e nu, e le altre 2 vanno verificate. Allora, se i numeri sono a caso, normalmente non funziona. Io qua, se vi ricordate, stavo prima scrivendo un altro Q4, poi ne volevo mettere 5, poi ho detto vabbè, è inutile che ne metto 5, perché poi rientriamo nel caso di prima, che è una base oppure non è una base. Allora ho voluto fare un esempio un po' diverso, e quindi il quarto vettore l'ho modificato. Però come l'ho modificato? È chiaro che a occhio mi sono fatto la somma dei primi 3, quindi già ci ho messa io la combinazione linea, che il quarto era la somma dei primi 3, è chiaro? E quindi quando sono andato a fare l'esercizio, ovviamente ho ritrovato quello che ci ho messo. Quindi una relazione di dipendenza lineare ovviamente ci dice che questi quattro vettori stanno tutti e quattro in uno sottospazio dimensione 3, e quindi necessariamente uno di loro deve essere una combinazione lineare degli altri. Ovviamente quando io scrivo questa, potrei scrivere anche che V1 è uguale a V4 meno V2 meno V3, potrei scrivere anche che V2 è uguale a V4 meno V1 meno V3, oppure che V3 è uguale a V4 meno V1 meno V2. Cioè posso esplicitare tutti quelli il cui coefficiente è diverso da 0. Quindi molto probabilmente, praticamente sicuramente, qua potrei verificare che il primo, il secondo e il quarto sono parte libera, il primo, il secondo, il terzo e il quarto sono parte libera, il primo, il secondo e il terzo sono parte libera, ma tutti e quattro insieme no. È chiaro fino a qui? Ora, fare questo, risolvere l'esercizio che abbiamo appena fatto, vedremo in seguito che è la stessa cosa che fare il rango di una matrice. Cioè, noi abbiamo preso una matrice 5x4, abbiamo fatto vedere che invece di avere rango 4, quando faremo il rango, ha rango 3. Cioè, delle 4 colonne che ha, quelle linearmente indipendenti al massimo sono 3, perché generano lo spazio generato dalle 4 colonne, cioè da questi 4 vettori, ha dimensione 3. Ovviamente c'è una parte della terminologia che per adesso non potete capire, la capiremo quando faremo le matrici, però ve lo dico perché così quando faremo il rango e andremo a fare gli esercizi sul rango, non staremo a fare esercizi diversi da quelli che abbiamo già fatto, stiamo a fare la stessa cosa, così almeno ci sarà la possibilità di avere un collegamento. Vabbè, pausa.